Basketbooks 40, i miti dell'NBA, parte terza come il padrino. Che emozione, buongiorno, essere giunti a febbraio 2022, ci siamo presi un mese di stop per ragionare, insomma, ci siamo presi un mese di stop. Ciao Ricky. Ciao Pizio. Ciao Ubi. Allora, puntata sui miti dell'NBA, terza parte. Ricky, posso partire io? Sì. Con, se non il mito, uno dei miti proprio incredibili. Irving Magic Johnson, La mia vita, l'autobiografia scritta nel 1992, ossia un anno dopo la dichiarazione della positività all'HIV da parte appunto di uno dei giocatori più importanti dell'NBA. È un libro, come detto, datato, però è assolutamente piacevole da leggere, soprattutto per chi ha vissuto quegli anni e parte da proprio i primi anni di vita di Magic Johnson, con delle foto in mezzo assolutamente simpatiche. In sovraimpressione vedete appunto Magic con un sorriso pazzesco e una cofana di capelli da invidia alle medie, esatto, e di fianco nell'ultimo anno alla Everett High. Poi ovviamente ci sono tutti i passaggi che hanno caratterizzato una carriera incredibile. C'è una foto, una delle penso migliaia di foto in cui viene appunto ripreso con Larry Bird, e poi nella pagina accanto uno dei giorni più tristi della sua vita, come afferma lui stesso, quando annuncia la sieropositività all'HIV ed era il 7 novembre del 1991. Libro edito da Sperling & Kupfer, si può trovare in libreria o se no in qualche mercatino, perché sì, insomma gli anni sono passati. Un pochini, esatto. Fa 30 anni quest'anno il libro. Esatto, sono quasi 400 pagine, sono divise in tre parti, la prima si chiama Crescere, la seconda gli anni con i Lakers e poi la terza che si chiama Adesso, ovviamente scritto nel 92, e parte proprio dalla dichiarazione della sieropositività. E da Magic Johnson ti faccio un assist e si va con uno dei miti viventi. Esatto, andiamo in Argentina. Di Manu Ginobili abbiamo già parlato un po' di puntate fa con il libro di Edoardo Caglianiello, che si chiamava Quel bravo ragazzo. Copertina bellissima. Quello con le magliette. Questo qua è un libro molto più vecchio, perché è un libro del 2006, quindi con un Ginobili ancora giocante, scritto da Massimo Maccaferri, pubblicato da Libri di Sport. Tra l'altro apro e chiudo una parentesi molto triste, perché ormai un mese fa la Libreria dello Sport di Milano ha annunciato la chiusura dopo quasi 40 anni di attività, e personalmente credo che sia una grossa sconfitta per l'editoria sportiva, per lo sport in generale. Pessima notizia. Cioè, è stata veramente una brutta notizia. Però ci lascia queste pubblicazioni favolose. Questa, rispetto a quella di Caglianiello, che era un po' più discorsiva, più raccontata, questa qui invece analizza la carriera di Ginobili fino al 2006 in maniera un po' più numerica, passami il termine, quindi le stagioni, le partite, i momenti salienti, i punti, come se eccetera, fosse un po' un curriculum. Esatto, ricco. Esatto. Io apro qua con i segnalibri che mi ha messo Pizio, un giovane Ginobili in maglia viola Reggio Calabria, e questo qui dal profilo ti direi che è Antoine Rigaudot. Confermo. E il libro ripercorre la carriera di Ginobili in toto, passiamo dalla viola alla Virtus, che è stata la squadra che l'ha consacrato a livello europeo e non solo, che poi gli ha permesso di essere draftato dai San Antonio Spurs, ed eccoci qui arrivati alla pagina di San Antonio Spurs. Si parla dell'esperienza a San Antonio fino chiaramente al 2006. Io vado veloce giusto per far vedere qualche foto qua. Questa è molto bella perché c'è un altro che è passato per Bologna, che è stato Marco Jaric, altro giocatore straordinario, uno a cui tra l'altro nonostante un aspetto non proprio da modello, si è divertito, è uno che con si sapeva fare, infatti tu Jaric adesso è un verbo, è vero, va bene
Andiamo veloci, il libro per una buona metà parla dell'esperienza a San Antonio, in fondo, molto carina, c'è una pagina di palmarès. Quando era ancora in attività, parliamo del 2006, aveva già in tasca un Eurolega, uno Scudetto, due Coppe Italia con la Virtus, due titoli NBA e una Coppa America con la Nazionale Argentina. E qui la chiudo, passiamo a un'altra divinità del parquet. Esatto, Karim Abdul-Jabbar, libro edito dagli amici di ADD Editore, che tra l'altro hanno rifatto il logo, sì. Molto bello, Stefano Del Prete, bravo te e i tuoi collaboratori. Il libro si chiama Coach Wooden and Me, 50 anni di amicizia dentro e fuori dal campo. Ovviamente iconica la foto di copertina, ancora più iconica la quarta di copertina, che quel prima è e dopo. Emozionante, è veramente emozionante. Allora, leggo. Io ero Lewis Alcindor, 18enne nero di New York, ero tutto metropolitane veloci, hot jazz e diritti civili. Lui era John Wooden, 55enne bianco di una cittadina dell'Indiana, era tutto trattori, big band e morale cristiana. Eravamo una coppia da sitcom e la nostra storia stava per cominciare. Ecco, questo è uno degli incipit di questo libro, veramente bello, piacevole da leggere, dove c'è pallacanestro, ma c'è anche tanta gratitudine, sì. Tanta scuola di vita, si parla di diritti civili, si parla di come due persone completamente diverse, con background diversi, possano funzionare benissimo quando i due tratti comuni sono l'intelligenza pura e la passione per la pallacanestro. La piramide del successo viene riportata, perché è molto importante, in questo libro, e poi c'è una foto molto simpatica di John Wooden da giocatore, datata 1929, poi c'è un'altra foto simpatica che vedete in copertina, con la sua montatura storica, Coach Wooden assorto in panchina e la didascalia, e poi una delle tante foto fatte con l'ex coach e insieme appunto a Jabbar nel giorno di un'intervista per il documentario On the Shoulders of Giants. È un libro, come spesso succede per i libri pubblicati da ADD Editore, dove lo sport sì è uno dei motivi fondanti, però poi si parla veramente di tante altre cose. Assolutamente da avere. Chiudiamo. Palla a Ricky. Chiudiamo con la biografia, ad oggi l'unica in italiano, di Derrick Rose, scritta dal nostro amico Davide Piacentini, che verrà a trovarci qualche volta. Che abbiamo già una volta, Davide. Esatto, sì, è di Padova, dai, Davide, è vicino. Su, avanti. Stavo dicendo. Ah, Padova, interessante. Sì, di Padova, di Padova. Non anticipiamo nulla, ma potrebbe essere molto interessante. Padova, estate 2022. Boom. Libro che parla di un giocatore favoloso e di contro altrettanto sfortunato, che è Derrick Rose, e cito, non mi ricordo chi l'aveva detto, il motore di una Lamborghini nel telaio di una 500, un giocatore dal talento strabiliante, purtroppo baciato dalla sfortuna e con delle gambe di cristallo, purtroppo. Davide dice il giocatore più forte che Chicago abbia mai conosciuto. Addirittura. Allora, faccio un'altra premessa. Noi altri libri di Davide li abbiamo già recensiti, a partire da Ten, che è uno dei miei libri preferiti, che parlano di basket americano, Sotto il cielo di Rucker Park. Si era già cimentato in una biografia, abbiamo recensito anche quella, che era quella di Dwayne Wade, che però era un po' più piccolina. Ok, questa stava studiando da grande. Questa qua mi è piaciuta molto, uno perché mi piace, la lettura è anche fatta di gusti personali, a me piace molto, e l'ho detto mille volte, il modo che ha Davide di scrivere, non è una scrittura prettamente sportiva, è una scrittura più romanzata e che ti rende la lettura più leggera. È bravissimo a ricamare tutto intorno alla storia e quindi farti coinvolgere nella lettura. E la vita di Derrick Rose, c'è un grande lavoro di studio delle fonti, diciamo, perché è molto completa, e chiaramente quando parliamo di atleti americani le fonti sono tutte in inglese, c'è poco da fare, quindi c'è un lavoro di ricerca a monte che va
premiato per come la vedo io. Il libro è molto bello perché ripercorre la vita cestistica e non di questo fenomeno, perché di fenomeno stiamo parlando, dei grandissimi successi con i Bulls, del cosa poteva essere di quei Bulls, perché se lui non si fosse rotto, chi lo sa se, che ne so, sarebbero venuti fuori gli stessi Golden State Warriors, se LeBron James magari avrebbe scelto un'altra squadra, chi lo sa, se i Bulls avrebbero investito su altri giocatori. È un libro che ti lascia l'amaro in bocca per la storia personale di Derrick Rose, ma è un libro che consiglio non solo ai fan del ragazzo di Chicago, a tutti gli appassionati di pallacanestro americana, perché è veramente una lettura piacevole, coinvolgente e che, ripeto, parla di un giocatore che a me personalmente è piaciuto veramente un sacco. Molto Sirena bene. Della fine. Sirena della fine. Veloce recap. Allora, la mia vita di Henry Magic Johnson, 92, di Sperling e Kupfer editori, Manu Ginobili di Massimo Macaferri, Vivere vincendo. L'ultimo, quello di Davide, sì, Piasentini, From Chicago, la storia di Derrick Rose. E poi quello di Jabbar, che Coach racconta Wooden il suo rapporto con Coach Wooden. Bene, febbraio è stato inaugurato, noi ci vediamo tra due settimane. Con un giretto nello stivale, anticipiamo. Molto bene, ciao! Ciao!